Bimota Tesi H2, a sorpresa qui a EICMA 2019. La classica, la resa famosa bimota della Tesi, monobraccio anteriore e monobraccio posteriore con sospensione molto non convenzionale al posto della focella e lo spettacolare motore sovralimentato della Kawasaki H2. Debutta qui a sorpresa, lo dicevamo, allo stand Bimota, perché l'accordo fra Kawasaki e Bimota è finalmente completo. La casa giapponese ha acquisito il 49,9% dell'azienda riminese che rimarrà a Rimini, continuerà a fabbricare a Rimini questo moto meraviglioso, che arriverà presumibilmente attorno alla primavera del 2020. Naturalmente non chiedeteci presto, non chiedeteci informazioni più precise perché ancora non ce le abbiamo. L'importante è che una moto del genere segni il ritorno di un marchio glorioso come Bimota e che soprattutto indichi il fatto che una casa come Kawasaki, una delle più grandi multinazionali al mondo, creda fino a questo punto nell'ingegneria di un marchio italiano. Quindi ragazzi, Bimota è tornata grazie a Kawasaki con questa meraviglia. Tesi H2, venite qua a vederla, è dietro al stand Kawasaki, al padiglione 11 EICMA 2019. Bimota è tornata e non possiamo che esserne contenti. Ciao!